Buongiorno, tanti cari saluti ai partecipanti a questo importante convegno e le mie più sincere scuse per non essere lì con voi e costringervi a vedermi, ad ascoltarmi in video, ma purtroppo avevo altri impegni fuori regione e quindi abbiamo deciso di registrare questo breve mio intervento perché anche per me è importante dare il mio contributo a questa giornata di studi e di valorizzazione del patrimonio vitivinicolo presso l'Istituto Agrario Ciuffelli. Un saluto chiaramente al collega Alberto e gli altri relatori del convegno. Il mio intervento si struttura in tre punti che presenterò in maniera molto schematica per dare a tutti la possibilità di seguirmi con attenzione o senza perdere il filo conduttore di questo mio intervento. Punto 1. L'Umbria fa il suo ingresso nell'enologia di qualità soltanto a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Quindi, quella Umbra costituisce un caso di recente enologia regionale. La svolta compiuta in questa regione è il risultato di una serie di iniziative imprenditoriali collocabili nelle colline tra Torgiano e Montefalco a partire dagli anni 60 e che ebbero come prima e più evidente conseguenza il lancio di una serie di vini rossi che in parte concorsero a creare l'immagine, dico io, la falsa immagine dell'Umbria quale regione di vini e strutturati rossi. Tutti fuori da questa regione identificano l'enologia umbra con questo colore del vino. Quasi come se l'Umbria fosse la Toscana o il Piemonte, quindi terre di Chianti e terre di Barolo. In realtà, però, quanto accaduto negli anni 60-70 del secolo scorso, con la nascita di una pluralità di aziende e di giovani esperienze nel settore della commercializzazione dei vini umbri, rappresentò però una sorta di rottura con la tradizione vitivinicola regionale, incardinata fino a quel momento sulla produzione di vini bianchi. Il colore prevalente dei vini umbri è il bianco, non il rosso. Possiamo in questo senso ricordare ovviamente la lunga tradizione dei vini dell'Orvietano, ma nel corso della storia il territorio perugino e umbro in generale veniva identificato con i moscatelli, i trebbiani, i grechetti e con una quantità ampia dei vinsanti, i vini passiti. È quel cuore dell'enologia umbra. Inoltre, godevano di una notevole fama l'uva passa del comprensorio Narnese Amerino. Dunque, se rivolgiamo lo sguardo indietro, abbiamo una storia, una tradizione fatta da vini bianchi e di uve come quelle del Sagrantino, destinate alla produzione dei vini altamente dolci. Ovvio, questo non vuol dire negare la qualità dell'enologia umbra degli anni 60 a oggi, sarebbe assurdo, chiaramente. Negli ultimi tempi, come dimostra l'affermazione avuta dal Trebbiano Spoletino, assistiamo a scelte imprenditoriali destinate al recupero delle specificità storiche dei diversi territori umbri. In questo scenario di rilettura della vitivinicoltura del passato si colloca la storia, la tradizione e il futuro del greco di Todi. Questo è il primo punto. Secondo punto. In termini quantitativi, attualmente e forse da sempre, mi permetto di sottolineare, l'Umbria copre scarsamente il 2% della produzione vitivinicola nazionale. Ripeto, il 2%. Si tratta di un dato che rappresenta una costante di questo territorio.
Risultato chiaramente da una serie di fattori, a cominciare dal suolo limitato destinato alla coltivazione dell'uva. C'è un limite obiettivo. Dunque, risulta evidente che per certi versi, nel caso dell'Umbria, siamo in presenza di una quasi vitinicoltura eroica, termine attualmente utilizzato quando si tratta di far riferimento alla coltivazione in alta quota o in territori particolarmente impegnativi, come sui terrazzamenti a strapiombo sul mare. Ma credo che il concetto di vitinicoltura eroica si possa utilizzare nel caso di realtà regionali come l'Umbria, poco incisive dal punto di vista quantitativo e quindi devono per forza orientarsi più sulla qualità. Un scarso dunque peso quantitativo che ovviamente rende molto difficile per i produttori di vini umbri inserirsi nel mercato mondiale enologico, dominato dalle grandi casse americane dedite alla produzione e alla distribuzione di milioni di bottiglie. L'Umbria, da questo punto di vista, costituisce di fatto una piccola realtà in un settore economico e commerciale dominato dai grandi numeri. Questa realtà dovrebbe a tutti i soggetti, dalla produzione alla distribuzione, alla formazione, dovrebbe spingere a riflettere e a confrontarsi sulla necessità di mettere in campo delle strategie comunicative di marketing in grado di superare individualismi. Insomma, costituire in una piccola realtà come l'Umbria un discorso comune che non implica chiaramente la cancellazione delle singole e specificità, cioè bisogna fare un discorso di unire la diversità. Questa, secondo me, è la sfida che ci attende, che attende ai produttori, cioè di mettere in campo in modo armonico operazioni come quelle di oggi, cioè di recuperare un vecchio vitigno e allo stesso tempo di inserirlo in un contesto istituzionale o di marketing regionale che fa della diversità il punto di forza. Cioè su questo bisogna lavorare insieme. Quindi siamo in presenza nell'Umbria di una vitinicoltura eroica che implica, come nel caso del Greco di Todi, di compiere di operazioni di vera e propria archeologia ampelografica, mi permetto di dire, andando a cercare delle piante in qualche sperduto orto abbandonato o nelle zone di alta collina o incluso perfino di montagna, trasformate nel corso del tempo in vere cassaforti della diversità biologica e culturale. Culturale, ripeto. Sono le cosiddette aree interne, come le martoriate zone appenniniche, e mi piace ricordare non la tragedia, ma bensì la necessità di pensare ad un progetto di recupero e del riempimento di queste aree. Bene, queste zone appenniniche si possono dimostrare luoghi preziosi per un futuro di agricoltura diversificata. Quindi la vitinicoltura e l'agricoltura in generale deve rappresentare uno dei veicoli per ricostruire i collegamenti tra le zone di pianura e le zone di montagna che oggi attraversano effettivamente dei momenti di grossa difficoltà. Terzo punto. Arriviamo al tema di oggi, perché ovviamente bisogna dedicare qualche parola all'oggetto di studio, cioè al tema che vi riunisce lì a Todi in questo momento. Quindi, che notizie abbiamo sul Greco di Todi, oggi ribattezzato Grero, infelicemente, secondo me? La parola greco è molto più evocativa che non quella di Grero, ma ahimè,
ragioni tecniche sicuramente ci sono dietro a questo cambiamento di nome. Bene, le notizie che abbiamo del greco di Todi sono poche, anche perché non è stata condotta una ricerca sistematica. Forse sarebbe l'occasione di farla e utilizzare questo incontro di oggi come momento e piattaforma di lancio di un bel progetto che metta insieme tecnici agronomici, storici dell'agricoltura, per dare contenuto a questa nuova esperienza imprenditoriale e culturale. Bene, come dicevo, le notizie che abbiamo sono poche, ma significative, a testimoniare una radicata presenza nel territorio, cioè noi siamo in presenza di un vitigno molto radicato nell'identità territoriale di Todi, e questo è un punto di partenza. Possibilmente la prima testimonianza che noi oggi possediamo, e mi auguro di essere smentito presto, nel senso di avere ulteriori notizie, bene, è un documento notarile del 1333, quindi XIV secolo, che si parla della produzione a Todi di mosto greco. Quindi, se questa potrebbe essere fino a oggi considerata la testimonianza più antica dell'esistenza a Todi di un vitigno riconducibile a quella, diciamo così, famiglia ampia dei vini greci. Tutti sappiamo che il greco può essere dei diversi colori, ce ne sono molte storie dietro questa piccola parola, ma è significativo che già allora, nel 1333, ci fosse però la necessità di precisare che il mosto proveniva dal greco. Bene, il vitigno greco compare tra i vitigni analizzati alla fine del XIX secolo dalla Commissione Ampelografica regionale. Nella mostra provinciale del 1855, lo stabilimento della Consolazione di Todi, quindi rimaniamo in continuità, cioè a dimostrazione che quello che si sta facendo oggi lì a Todi non è una novità, è semplicemente rimettere in moto una continuità. Bene, nel 1855 lo stabilimento della Consolazione di Todi fu premiato a Perugia con un certificato di lode in una delle tante esposizioni per il vino detto greco o grecchetto, a dimostrazione delle difficoltà allora di dare una denominazione precisa a questi vini e a questi vitigni. Ma lì il mio collega saprà molto più di me, che io mi limito a riferire quanto dicono i documenti, per fortuna. Un'ulteriore notizia che ci aiuta un po' a scandire nel tempo. Nel 1893, sul giornale L'Umbria Agricola, fu pubblicato un saggio sul greco di Todi, interessante, che già alla fine del XIX secolo ci fosse questa consapevolezza sulla necessità di puntare i riflettori, come quelle che adesso mi stanno puntando a me mentre vi sto girando qui, su questo vitigno che era in procinto quasi di scomparire. Che si dice alla fine del XIX secolo su questo vitigno? Si dice che si trattava di una varietà locale, quindi rimaniamo nella continuità, nel recuperare l'identità agricola di quel territorio tudertino. Però si dice di allora che era in progressiva diminuzione, forse perché non rendeva più, forse si era ormai marginalizzato verso quegli orti, verso quei cassali che soltanto oggi bisogna andare a recuperare, quasi, ripeto, in maniera come se fossimo Indiana Jones alla ricerca del vitigno perduto, così. Quindi dice questa notizia che è in progressiva diminuzione, però che questo greco di Todi, questa è una notizia molto interessante, non va confuso con il più diffuso greco detto nostrale. Quindi, che diceva la fonte nostra, possiamo identificare con il verdicchio. Quindi, come potete vedere, c'era una difficoltà anche allora di capire come denominare questo, come collocarlo ampelograficamente. E credo che questo è un terreno sul quale Paliotti, il collega Paliotti, saprà dire molte più cose di me, ma è interessante come ci fosse questa esigenza già allora di
dare una collocazione precisa a questo greco di Todi e le affinità con altri vitigni molto più diffusi che poi sono rimasti. Sappiamo che il greco veniva coltivato a Perugia, a Città di Castello, a Rieti e a Todi, con una precisa distinzione tra il greco nero e il greco bianco. Tutti associamo il greco al bianco, ma esiste anche il greco nero, quindi un ulteriore elemento di diversificazione. Proseguimi, sto arrivando quasi alla fine. Un'ulteriore testimonianza. Nella relazione sulla mostra dei vini Jioli allestita a Montefalco nel 1925, ormai vicini, un evento vicino a noi, si dice che, cito testualmente, il classico Sagrantino di Montefalco si confonde con i non meno rinomati vini santi di Trevi, di Città di Castello, col greco di Todi, e con il vino dei Colli di Amelia e della Savina. Come potete vedere, esiste così una grande confusione. Non ci sono denominazioni di origine, non c'è ancora una chiarezza nel collegare vitigni e territori, e quindi si muovevano nei giudizi su approssimazioni. Non saprei dire qual era questo greco di Todi che si assomigliava tanto al Sagrantino. Era un vino dolce, anche lì lascio la parola agli esperti. Ma forse in questo caso, come dicevano le fonti, si tratta del cosiddetto vino nero. Quindi un ulteriore elemento di riflessione e di analisi, o forse di sperimentazione, per recuperare anche questo greco di Todi nero o rosso. Dunque, anche in questo caso siamo in presenza di un quadro ampelografico storico piuttosto complesso, anche perché i contadini, come dicono le fonti, utilizzavano l'uva che trovavano nei poderi senza porsi tante domande sul nome delle piante. Mischiavano tutto e poi si vedrà. A noi, e concludo, è rimasto il compito molto gradito e molto suggestivo di panare la matassa e di ricostruire i percorsi che si nascondono dietro un nome così evocativo come il greco di Todi. Grazie e buon lavoro.